Iniziamo le interviste della domenica proprio con Trodica a Scoppa. Sì, eccoci, ho vicino a me il mister Mariotti della Forza Embronese, dovremmo invece aspettare qualche minuto per Mobili che è sotto la doccia. Allora, mister Mariotti, 1-0-0, voi avete avuto una grande chance in avvio con quella prolungata azione in area rigore e la traversa finale, poi nel finale però di partita avete rischiato, alla fine penso un pareggio giusto e credo la soddisfi visto che arriva in trasferta. Beh, sì, sicuramente qua era una partita molto molto delicata, non dovevamo tornare a casa per forza con un punteggio positivo, torniamo con un punto, sì, penso che abbiamo fatto un ottimo primo tempo, siamo partiti molto bene, poi è normale che sapevo che loro sono bravi sul gioco aereo, giocano questa palla dentro per le loro due punte che sono molto brave, come ho detto, sul gioco aereo, abbiamo rischiato qualcosina, poi vabbè, il palo è un rimpallo in aria che ci può anche stare, poi alla fine abbiamo avuto anche due o tre ripartenze dove potevamo fare sinceramente più male, la palla di Battisti su Tonucci se è precisa lo mette solo col portiere, però sinceramente non so come l'avete visto voi, noi abbiamo cercato di fare il massimo, però in questo momento ci gioca anche un pochino di paura, nel senso che magari se dovevamo spingere un attimo di più avevamo paura anche di prendere gol, perché questo è un momento dove ogni azione rischiamo di prendere gol per vari motivi, quindi abbiamo giocato un pochino così, cercando anche di non prenderlo, cercando di ripartire, avevamo preparato abbastanza bene e penso che abbiamo rischiato il giusto in una partita dove anche per loro era molto importante. Ringrazio il tecnico Mariotti. Mario, penso 3-4 minuti proverò Mobili. Perfetto, allora torniamo naturalmente fra pochissimo da Nuova. Sì, ho il tecnico dell'Azzurra Colli, il mister Davide Rendoni, un buon punto dopo la sconfitta di Loro Piceno. Sicuramente il Chiesanova ci ha provato di più, l'Azzurra ci ha avuto solo quella palla nella finale del primo tempo con Pelliccioni, è stata una partita combattuta con capovolgimenti di fronti, la classifica per Chiesanova era precaria, poi dopo la sconfitta, è una partita difficile, come giudica questo pareggio? Ma un pareggio secondo me è importante, proprio alla luce di quello che ha detto lei, venivamo da due sconfitte, avevamo bisogno di riprendere il cammino, lo abbiamo fatto su un campo difficile contro una squadra ostica. La squadra mi è piaciuta perché è rimasta sempre in partita, concentrata, ha giocato con cuore, con abnegazione. Eravamo anche molto rimaneggiati perché avevamo 5-6 giocatori fuori, però la dimostrazione è che questo gruppo ha delle risorse importanti perché, come dico sempre ai ragazzi, c'è bisogno di tutti e oggi è stata una grande dimostrazione. Ringraziamo il tecnico Davide Tentonio, qui con me è Luca Travaglini, mister, era una gara da vincere, era partita bene l'Azzurra, proprio perché sennò ho avuto subito una grande occasione con Morettini e il colpo di testa di Aquino che sembrava gol da posizione favorevole, comunque è stata una partita difficile, sicuramente la classifica non ti lascia tranquillo, però oggi Chiesanova ha giocato compatto per tutti i 90 minuti, penso una buona gara nonostante il pareggio che c'è un po' di amarezza. Buonasera a tutti, sì, abbiamo fatto una gara abbastanza buona anche sotto il profilo dell'intensità, certo era una squadra ostica, l'Azzurra Colli lo sapevamo che non veniva a regalarci niente, però noi abbiamo fatto la nostra partita, abbiamo, certo era magari i tre punti erano più alla portata, però abbiamo avuto delle occasioni, purtroppo non le abbiamo centrate, prendiamo buono questo punto e ci rimettiamo in corsa a lavorare in settimana per la prossima partita. Ringraziamo il tecnico Luca Travaglini, da Chiesanova è tutto, Chiesanova 0, Azzurra Colli 0, linea a te Mario. Civitanova. Sì, grazie. Allora siamo con mister Antonello Mancini, trainer della Vigor Senigallia, un po' di amaro in bocca. C'eravate riusciti ad andare in vantaggio, una buona partita della sua squadra, mister, e poi purtroppo c'è stato l'episodio negativo del calcio di rigore. Sì, infatti nonostante il risultato usciamo da Civitanova soddisfatti per la prestazione. Quando siamo andati in vantaggio ci avevamo fatto anche un'idea di poter portare via qualche punto, poi purtroppo la forza della Civitanovese la conosciamo e loro l'hanno fatto valere. Ed è vero anche che nei due gol ci sono stati due episodi un po' così, di cui si può discutere, però fa parte del gioco, noi ripartiamo domenica sperando di guadagnare i punti che ci occorrono. Molto bene, grazie a mister Mancini, i nostri complimenti. Tra poco vi porterò anche mister Paci della Civitanovese, intanto linea allo studio. Forse scompa qualcuno con sé. Allora Mario, non ho ancora Mobili, credo sia questione di 30 secondi, massimo minuto. Andiamo subito con Fenucci. Sì. Subito Enrico. Sì, sì, io lasciami qui. Enrico, siamo già in onda. Benissimo, allora c'è Gianluca Fenucci vicino a me, ovviamente
eccolo qua, il bello della diretta. Allora Gianluca, un 3-0 che probabilmente c'è tutto. Ma non lo so se c'è tutto, sinceramente noi abbiamo sbagliato moltissime ripartenze, abbiamo sbagliato molte azioni di ribattuta e poi abbiamo regalato i gol. Mi dispiace perché vedo sempre una squadra con un carattere un po' labile, appena sbagliamo, appena prendiamo gol ci sciogliamo e questo non deve succedere. E non è l'atteggiamento che mi piace. Poi dopo sono meglio a microfoni spenti, non è la squadra che Monte Giorgio, è la squadra di Finucci, nel senso che anche l'anno scorso con il Caravaggio, con Adesso Mezzo, era una squadra con gli altri dei giovani, stavi in campo, tenevi in campo meglio di questo. Ma sicuramente bisogna capire che le partite si giocano, si può prendere gol, si può anche rifarlo. Certo che se tu regali da tutte le parti del campo, fai cose invece che renderti la vita semplice, te la ingarbugli, diventa difficile. Però insomma, questa è passata, sapevamo che questa poteva essere un crocevia se volevamo agganciare il treno dei playoff, così bisogna che stiamo in campana, perché adesso bisogna pensare a fare i punti rimanenti per salvarsi. C'è poco da sognare, mi piace sognare, ma stavolta bisogna essere realisti e soprattutto va interpretato come stare in campo e vanno fatti giocare, questo dipende da me, quelli che hanno un po' più carattere, quelli che seguono un po' più le direttive, tutto qua. Gianluca Finucci, attendiamo adesso Matteo Costanzini, ti richiamerò io appena ce l'ho. Caldarola. Siamo con Falcioni, direttore sportivo del Camerino. Stavamo commentando proprio la partita vista quest'oggi, una prestazione decisamente migliore rispetto a quanto potrebbe far capire il risultato, un 2-0 che appare forse troppo netto per quanto visto in campo, soprattutto nel primo tempo. Prima delle due espulsioni il Camerino ha messo davvero in difficoltà il Caldarola, ma anche nella ripresa si è chiuso molto bene il Camerino e non ha fatto giocare il Caldarola. Sì, buonasera, è stata una partita condizionata fortemente dalle due espulsioni. Voglio fare i complimenti ai miei ragazzi perché anche noi abbiamo giocato benissimo, abbiamo avuto anche l'occasione di fargli gol, però mi spiace perché in 11 ce l'avremmo giocata, forse avremmo anche vinto, sono convinto di questo, però purtroppo gli episodi delle due espulsioni, secondo me ingiuste, ingiustificate e senza alcun motivo, hanno condizionato la partita. Mi dispiace perché questi ragazzi meritavano questa vittoria oggi a Caldarola, che secondo me poteva arrivare in 11, e soprattutto dispiace perché le due espulsioni comporteranno al Camerino due partite decisive senza due giocatori fondamentali, e questo non so se quanto è stata una cosa voluta oppure no, però noi accettiamo, andiamo avanti, ci rimboccheremo le maniche in settimana per cercare di portare a casa la vittoria sia mercoledì a Materica che un sabato in casa con Rione Pace. Buona serata. Io ringrazio il direttore sportivo del Camerino, dopo Mario. Grazie, andiamo da Tempri, poi torniamo da te. Sì, ho con me Luca Ballini, allenatore del Filottrano Calcio, una vittoria importante, ma soprattutto sbloccarla dopo 3 minuti è tutto più semplice. Certamente, noi queste situazioni le prepariamo, ci lavoriamo parecchio. Primo calcio d'angolo, abbiamo fatto gol su uno schema che noi proviamo solitamente, ci è andata bene, poi dopo la partita loro si sono aperti un po' di più, abbiamo fatto il secondo gol, il primo tempo abbiamo chiuso sul 2-0 e il secondo tempo abbiamo gestito la partita, direi senza rischiare niente. Una partita perfetta, ma soprattutto una filottranese che mira in alto. Sì, Filottrano Calcio, certo. Noi lo sapevamo insomma dall'inizio che abbiamo una buona squadra, per dire la nostra fino alla fine. Adesso siamo lì a 3 punti dal primo posto, ce la lotteremo fino alla fine, sperando di mettere in campo le restanti partite sempre questa intensità che abbiamo messo in campo oggi. Grazie a Luca Ballini, allenatore del Filottrano Calcio. Grazie Tempri, torniamo fra poco da te, Tolentino. Sì, Tolentino, c'è Matteo Possanzini. Matteo, se uno si vuole divertire in eccellenza deve venire al Camerino. Ah, Tolentino, scusa.
Sì, dai. Oggi sono molto contento perché la squadra ha espresso un gioco di qualità in forma più continua rispetto alle ultime prestazioni. E quindi sono molto contento e dedico proprio la vittoria a tutti quei ragazzi che magari hanno trovato meno spazio e durante il campionato hanno giocato con continuità, quindi siamo contento. Entro a zero che ci sta tutto, proprio per il modo in cui la squadra si è espressa, quindi sono molto soddisfatto della squadra. Per dare la distinta, su 18 giocatori convocati c'erano 10 under, 4 in campo, finito poi con 5. Sì, il debutto di un 2000. Va bene, è importante avere i ragazzi bravi, come ho detto precedentemente, un allenatore si può permettere di far giocare tanti under soltanto quando c'è un lavoro dietro alle spalle di un settore giovanile. Oggi hanno giocato 99 titolari, ma non era la prima volta, e hanno giocato 4 all'inizio, quindi non è un problema, nel senso che fondamentalmente credo sia una risorsa avere tanti giovani bravi, non un limite alla squadra, quindi sono contento e soddisfatto perché comunque abbiamo tutta una squadra che ci stava vicino in classifica, con le qualità, e quindi sono molto soddisfatto di questa vittoria e niente, dobbiamo continuare su questa strada perché quando i risultati non arrivavano la squadra comunque ha sempre cercato di fare la partita come ha fatto oggi. Matteo Bossanzini di Inea, definitivamente lo studio. Grazie Enrico, andiamo da Temperi. Sì, ho con me il presidente Giorgio Baleani della Filottranese, una sconfitta, una sconfitta per la partita, soprattutto alla fine avevate anche la possibilità di poterla pareggiare. Sì, sì, buonasera, sì, effettivamente c'è stata questa possibilità di rigore che è stato sbagliato, purtroppo abbiamo in questo periodo abbiamo sbagliato 4 rigori su 5 e comunque complimenti al Filottrano Calcio che ha dimostrato di meritare la classifica che occupa. Noi cercheremo da qui alla fine di fare del nostro meglio per rientrare nei playoff e dare battaglia insomma fino alla fine, non molleremo sicuramente, grazie. Ma una battuta io direi extra calcistica, questa bisogna anche sottolinearla, io già l'ho sottolineata, ma un comune in festa oggi si è visto al campo sportivo. Sì, sicuramente vedere così tanta gente allo stadio è una cosa bellissima perché tutto il paese è venuto al San Giobbe, quindi è dimostrazione che questo sport per Filottrano è molto importante anche a livello sociale. Grazie a Giorgio Baleani, presidente della Filottranese, da Filottrano è tutto, linea allo studio. E noi andiamo a Trodica con Andrea Scoop. Allora, stiamo aspettando mister Mobili che è dentro gli spogliatoi, Mario, 30 secondi, poi potremo andare, anche perché... Blu. In attesa dell'intervista di Trodica andiamo a Caldarola. Siamo con il capitano del Caldarola, Massimo Nerpiti, una partita molto sentita, l'abbiamo visto sia in campo sia sugli spalti, anche le tante ammonizioni e le espulsioni che ci sono state, problema per il Caldarola non di secondo conto il fatto che il portiere del Caldarola è stato espulso praticamente al 93esimo e quindi questo forse creerà problemi se non altro almeno per una giornata sicuramente, ma forse anche due, staremo a vedere. Una vittoria molto importante in un derby sentito, tornata più 9 dal Rione Pace a 6 giornate dalla fine. Sì, che era una partita sentita, ce lo sapevano anche loro, siamo stati bravi a non cascare nelle loro provocazioni e fare i complimenti all'arbitro perché oggi non è caduto diciamo nel loro atteggiamento provocatorio e è stato bravo fin da subito a espellere chi doveva, quindi poi abbiamo un po' sofferto perché comunque siamo stati un po' ingenui a non sfruttare la doppia superiorità, però una vittoria che alla fine ci sta via. Io ringrazio anche Massimo Nerpiti, chiudo da Caldarola. Caldarola batte Camerino 2-0. E andiamo a Trodica. Eccoci, ho finalmente vicino a me mister Roberto Mobili. Mister, se la fosse Fossembronese dopo 3 KO consecutivi in trasferta mette fine insomma questa sua striscia negativa, il suo Trodica non riesce proprio a fare la seconda vittoria consecutiva che non c'è mai stata sotto la sua gestione, quindi ad avere continuità. Niente sorpasso e anche un passo indietro a livello di gioco? Ma non so se a livello di gioco un passo indietro, ha fatto un primo tempo non buono, il secondo tempo sicuramente un po' ripreso, ma
non era facile, visto che eravamo messi, stiamo cambiando un po' troppe volte formazione, anche oggi durante la partita abbiamo dovuto fare altrettanto, questo lo stiamo pagando, però l'importante è che non abbiamo perso, perché oggi come eravamo messi forse potevamo anche perderla, e abbiamo fatto l'ingenuità, soprattutto le occasioni che abbiamo lasciato al Sombrone, è stata un'ingenuità nostra, però è inutile, sempre piangersi addosso, dobbiamo continuare a lavorare cercando di perdere meno pezzi possibili. Un pareggio che un po' rallenta la corsa al Trojica, ma il campionato è ancora lungo. Ringrazio il tecnico mister Roberto Modini e da San Francesco è tutto. Perfetto, allora andiamo a Civitanova. Allora io chiedo scusa ai colleghi della carta stampata, con me mister Paci, analizziamo un attimo questa gara. Grossa paura dopo il gol preso in contropiede, primo tempo poco propositivo, secondo tempo meglio la civitanovese. Quanta paura? Allora, paura molta. Primo tempo non poco propositivo, primo tempo diverso dal secondo, cioè primo tempo siamo entrati in campo con un piglio un po' diverso. Poi fortunatamente secondo tempo mi sono un po' arrabbiato, negli spogliatoi i ragazzi hanno risposto bene. E anche il primo tempo, che non abbiamo fatto vedere un calcio eccelso, come dicevo, sempre che abbiamo creato 3 o 4 occasioni, quindi ci sta a giocare benissimo, quindi va bene così. Il discorso è che quando crei 3 o 4 palle gol bisogna fare gol, perché poi un'azione come hanno fatto loro puoi subirla e dopo può succedere di tutto. Per quello ero preoccupato, non tanto per il gol subito. È un periodo dell'anno dove non possiamo sbagliare niente, purtroppo. Io sono arrivato qui e non ho tempo di sbagliare, non ho neanche un tempo da regalare agli avversari. Non è che tutto il campionato dove possiamo sbagliare qualcosa, e quindi la mia preoccupazione era quella, non tanto per la squadra che non faceva un calcio così propositivo. Come ho detto ai tuoi colleghi, per giocare a calcio e proporre un buon calcio ci vuole anche tanta personalità. E in questo noi difettiamo un po'. Benissimo, è tutto. Grazie a mister Paci, linea allo studio. Grazie. Allora, adesso vi confermo, come abbiamo detto, dopo naturalmente aver chiuso lo spazio dedicato alle interviste della domenica.